Casa di Dante all'inaugurazione di questa mostra. È una mostra tripersonale, questa qui, molto molto particolare, perché si presentano tre artisti, due signore e naturalmente un bel maschietto. E i nomi li dico dopo. Prima vorrei soltanto dire: questa è una mostra particolare perché è, secondo me, la dimostrazione che con l'arte si può vedere la realtà in mille modi, in mille lingue e in mille colori. Infatti, oggi ci sono tre artiste che presentano, sono tre modi diversi di vedere il reale. Sono tre viaggi, tre racconti del reale. E gli artisti sono Giusy Gramigni, con le sue paesaggi poetici della Toscana, della campagna toscana, dove vive, vero? Poi c'è Deborah Ferruzzi, comincio dalle signore, non me ne vuole. Deborah Ferruzzi con i suoi bellissimi acquarelli evanescenti, e lì c'è un modo di vedere il reale nella trasparenza e nella poesia. E per ultimo dico Giuseppe Cavallo, che invece rompe tutti gli schemi e presenta una serie dei suoi quadri particolari, dove l'astrazione fa irrompere nella realtà in maniera molto diversa, entrando nella struttura, come dicevo, della realtà, però ve lo spiegherà meglio lui tra poco. E quindi adesso la presentazione vera e propria la farà la nostra storico dell'arte Silvia Ranzi, che presenterà la mostra e i tre artisti. Comunque grazie a tutti di essere qui. Buonasera. Allora, ringraziamo il nostro presidente Pergolini, che cura sempre gli allestimenti, in questo caso anche Giuseppe Cavallo, che è il segretario. In questo caso sei il doppio ruolo, in questo caso sei protagonista in questa esposizione al tempo stesso. Bene, allora, tre poetiche stilistiche a confronto: il reale è il soggetto a cui ci si riferisce. Non a caso, ecco, il talento di ogni artista si misura con il contingente, con il sensibile, con quello che noi chiamiamo invisibile, per ritrarlo attraverso la tecnica che ogni artista sceglie e predilige nell'interpretare il reale. Quindi la percezione visiva è sicuramente principe, domina l'artefice, che in qualche maniera, come dire, di fronte al reale attiva, c'è un incanto nei confronti del reale, proprio per la fantasmagoria dell'universo delle forme visibili, che in qualche maniera interpella l'arte. L'arte che in qualche maniera è in alternanza sempre tra reale e ideale. Nel reale troviamo insito l'ideale che ognuno di noi poi esplicita attraverso la sua poetica stilistica. Ebbene, ognuno di loro ha realizzato come una mini personale
offrendo il corpus scelto di opere, laddove vediamo l'alternanza tra figurazione della realtà, quindi il disegno predomina insieme al colore, il disegno nei suoi orditi semplici, nelle sue trame, che va a delineare appunto le forme reali, ma anche l'astrazione, le dissolvenze dell'astrazione attraverso i pigmenti e il riverbero della luce. Ebbene, ovviamente nella dialettica tra natura e civiltà, natura e ambiente, figura e ambiente. Vorrei leggervi brevemente la sintesi critica che ho dedicato a ciascuno di loro su 4-5 righe. Ebbene, Giuseppe Cavallo è amante delle essenze minimaliste peculiari nel suo noto percorso stilistico di pittore e scultore, in questo caso si offre quale pittore. In scena un ciclo di opere ad olio, ad acrilico, che onorano l'astrazione gestuale di trame cromatiche rispecchiate la composizione dello spettro degli effetti iridei della luce, componente irriducibile di un cosmo svelato da riflessi ottici. Si può parlare di poesia del segno, dissolvente a pigmento dilatato, come vedete, maculato, simboleggiato dalla realizzazione di iconografie polarizzate tra spazio e tempo interiore, quindi dissolvenze maculate dell'astrazione. La nostra Giusy Gramigni, eccola qui. Giusy Gramigni è pittrice e scultrice che ama ritrarre, in questo caso, il vero, secondo un naturalismo meditativo e suadente, per impianto disegnativo studiato e timbre chiaroscurali. Il colorato, e qui io trovo che ci sia una dimensione lirica della prospettiva in ricreati scenari atmosferici, secondo una fattura raffinata e dosata dei cromatismi ad olio che riportano composizioni floreali, vedute campestri ed agricole, presenze arboree su sfondi collinari, pescaie di acque fluviali tra argini a scorcio, cultrice, come ha detto il nostro presidente, dell'ambiente collinare toscano. Vivi nel Mugello, vero? Ecco. Benissimo, passiamo, poi darò la parola ai singoli artisti che vogliono spiegare in che modo raccontano il reale quando si approcciano ad esso. Ebbene, Deborah Ferruzzi, astrofisica di professione, si propone nella privilegiata fisionomia di acquarellista, dalla ricca produzione di soggetti variegati, secondo, ecco qui ci trovo un impressionismo, giustamente attinto dal reale, vivido e fluido nelle diluizioni cromatiche, caratterizzato da freschezza esecutiva e consonanza emozionale alle immagini. Fanno la loro comparsa scorci fiorentini, forse in questo caso sì, scorci fiorentini, questi ecco, dei siti emblematici monumentali, vedute collinari, declivi a coltivazioni, ruscelli di montagna, litorali marini, forse questi non so se li avevi portati, ma il rito della memoria di viaggi compiuti, borghi appunto rivisitati, composizioni di fiori e frutta agli interni, per abbracciare una sentita partecipazione anche all'universo dei bambini, che però non hai portato, vero? In questo caso ama moltissimo anche ecco, descrivere figure di bambini nella loro fanciullezza. Quindi a questo punto so che dovrei dare la parola e poi dopo chiudo con una conclusione mia. Diamo la parola subito, se vuoi, alla Gramigni. Benissimo, allora la Giusy Gramigni, un vero rivisitato attraverso un naturalismo meditativo e forse neoromantico. Sì, infatti, io mi pongo davanti a soggetti che prendevo e spesso sono paesaggi, prima con un'osservazione e poi cerco di portare con le polarità che mi arrivano sulla tela insomma, cioè cercando di mettere con i colori le emozioni che tutte le volte mi dà la contemplazione del
vari soggetti, spesso appunto i più semplici, anche come può essere un albero o altre cose. E spero, insomma, c'è anche chi mi vede, che osserva i miei paesaggi, che avevo un colino di questa emozione che danno a me. Benissimo, quindi la coscienza, diciamo, emozionale, cognitiva. Veduta della prospettiva negli scenari atmosferici. Ebbene, la nostra invece, ecco, Deborah Ferruzzi, che è astrofisica ma ama moltissimo la POP, le diluzioni cromatiche acquarellate. Sì, a me piace molto l'acquerello perché è immediata come realizzazione. E in genere mi trovo a dipingere in studio, cioè a casa, dopo aver fatto una foto. Questa cosa è scattata proprio nel momento in cui genera un'emozione. Per questo i soggetti sono molto diversi, perché si va da, ad esempio, il Ponte dei Sospiri, che è un classico, diciamo, veneziano, ma in quel caso lì non ha un'altrina, perché il Ponte dei Sospiri è un contorno. Lì in realtà l'attenzione è entrata sui due contorieri che si accoppiano e quasi stanno collocando tra di loro. Quindi poi l'acquarello mi viene intorno. Poi ci sono anche vedute aperte, per esempio Mattarelli, c'è cioè, Cali, Disturbo. Questa, diciamo, la foto è stata scattata all'uscita della pandemia, la prima uscita che abbiamo preso un file con tutti. Riflettendo, diciamo, tutta questa emozione di libertà, ecco. E quello che mi piace ricordare è il contrasto luce-ombra, cioè, perché secondo me rende vivo con un'ampia produzione ricca di tematiche legate alla visibilità, così via. Mentre passiamo al nostro Giuseppe Cavallo, che sposa pienamente l'astrazione gestuale delle cromie dissolte, maculate, quasi stelle polarizzanti tra spazio e tempo interiore. Allora, buonasera. La scaletta, perché se andavo non mi ricordo tutte le cose che devo dire, è la cultura, nel senso che stiamo comunicando noi con le nostre visioni della realtà, la mia, la sua, e voi che state a ascoltare, quindi vi arriva qualcosa del vostro cuore. Allora, io ho sempre pensato che non si dipinge con i colori, noi dipingiamo con la luce. Perché se quello che noi vediamo, quello che arriva a noi, non è altro che sono le frequenze di luce che non vengono assorbite dalle oggetti e da noi stessi. Quindi quelle vengono respinte e noi le vediamo. Quindi il nostro mondo è fatto, il nostro universo è fatto di queste cose qua. E a questo punto io sono stato affascinato dalla faccenda dei fatti. Queste particelle, perché questa teoria di quanti che dice che il mondo, cioè l'universo, è fatto di grano, di piccoli granuli, e ognuno ha una struttura diversa, ognuno ha la sua struttura. E questa cosa qui cosa fa? Sorprende il fatto che non posso dire. Se tutti questi grani avessero la stessa struttura, avremmo un mondo verde, un mondo verde, un mondo giallo, un mondo rosso. Mentre questa selezione viene fatta, questa differenziazione viene fatta perché in fondo tutto l'universo funziona come uno spettrografo di massa. Non so se lo sapete, però insomma è una macchina, qualcosa che riesce a individuare le frequenze e in base alle frequenze della luce che vengono scritte si dice in sostanza. Questo è il primo, si dice, io ho cercato di fare queste cose perché me ne sono immaginato così, no? Altri se lo possono avere, se lo immaginato in un altro modo. Questo è il primo significato, cioè il significato più vero che ho dato a me. Poi ci sono dei sottotesti che perché non si vedono, ma in pratica noi siamo fatti di questi grani che compongono l'universo.
quindi pensando un po' io qua per arrivare alla nostra, alla complessità nostra, una persona di tutte le cose che vediamo, che noi pensiamo che sono reali, cioè tutto, cosa è dovuto succedere? Si sono uniti questi grado l'uno l'altro fino all'arrivare alla complessità che siamo noi, sono il muro, il pavimento, la luce, tutte queste cose qua. Questo è un altro testo, un altro sottotesto, poi cioè la nostra esistenza ci pensa a qualcosa di miracoloso. In quanto insomma, è difficile avere una combinazione, arrivare a noi, o arrivare agli animali o agli altri, o tutto in funzione, mi sembra abbastanza rara e difficile, quindi quando noi ora siamo in periodo di lo stato è molto molto brutto, perché c'è una guerra in corso. Sono state sempre quelle, ma questo particolare ci sta, ci dice male, insomma, se noi siamo fatti in questo modo qui bisognerebbe essere un po' più coerenti, essere un po' più, volerci più bene l'uno con l'altro, e insomma non pensare male a quello, ma pensare a rispettarsi, a quel rapporto tra noi, più semplice, un rapporto vero, insomma, non un rapporto che comporta il fatto che io andiamo a uccidere, un'altra persona devo vedere, un amico, devo costruire queste cose. Poi un'altra struttura, ecco, se poi pensate a queste strutture, in fondo c'è subito, perché sono affogliate in una luce bianca, cioè il bianco della terra, e sono fragili, assomigliano a noi, non le persone che senza nessuna certezza tutti i giorni ci alziamo, andiamo a lavorare, però andiamo a fare le nostre cose, la nostra vita, però non abbiamo nessuna certezza. Quindi questa cosa la mostra precedente l'avevo legata a una scultura dove si intitolava Il Grande Salto, cioè il grande salto della vita che tutti noi facciamo ogni giorno, tutte le volte che c'eravamo a vivere la nostra vita. Poi c'è un'altra cosa importante, e questo è un po' di promesse, cioè che quando mi ricordo comincio l'ultimo gesto con il rumore, poi ho letto sulla mente, poi continuo. Il lavoro di genio non arriva a punto di dire, vabbè, la cosa, cioè tutto va bene, io mi chiedo. Ma questo qualche promesse cos'è? È un mio ritratto, perché nell'81 mi sono ritratto in quel modo. Ora come ora il mio ritratto della tranquillità cioè questo qua che faccio, cioè quando mi dico in fondo cosa faccio, mi descrivo quello che io sto sentendo in quel momento. Quindi insomma, voi tutti guardando questi quadri potreste attribuire altri significati, cioè quello principale è quello dei quanti, no? Il resto è a voi, cioè guardando la vostra voglia di partire con la fantasia e cercare di, come si dice, cercare qualcosa, vedere cioè, se una cosa mi piace, capire come mai mi piace, insomma, cercare di fare un'indagine. Quindi è importante che voi, cioè come messaggio ultimo, come finisco, che voi fate una riflessione, vi invito a riflettere su tutto, perché è importante, non, cioè, si dice la vita madre, si corre, per chi può correre, chi può correre, si prende il suo passo e vive la sua vita lo stesso. Cammino. Allora, proprio perché conosco Giuseppe Cavallo, ma in questa maniera ho voluto anche rendere omaggio a questa mostra che nel definire tre poetiche stilistiche, raffigurazione e astrazione, qual è il denominatore comune? È il colore. No, ma il colore. Ho scoperto che la teoria sulla origine dei colori del fisico inglese Isaac Newton ha compiuto nel 2022 350 anni, presentata alla Royal Society di Londra l'8 febbraio del 1679. Ebbene, cosa ha dimostrato Newton? Quello che lui sta dicendo, i quanti di luce. Ha dimostrato che attraverso il diaframma di un prisma di cristallo, la luce bianca, che noi vediamo, si diffonde per onde di diversa lunghezza. Qui abbiamo tra l'altro una laureata in fisica
che ho conosciuto oggi, si diffonde per onde di diversa lunghezza, raggi colorati dotati di angoli dalle rifrazioni differenti, ed il nostro occhio coglie uno spettro di 7 colori, come nel fenomeno dell'arcobaleno. Rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola e indaco, questi sono i 7 colori basilari, certamente ci sono i primari e complementari. Tu parlavi, hai accennato alla guerra, quindi in qualche maniera inneggiamo anche all'arcobaleno, chissà che lo sia un di buon auspicio per una pace. Ebbene, allora, avete dato con le vostre poetiche stilistiche le vostre opere, avete in qualche maniera onorato questa conquista di New, che è stata perfezionata con i quanti di luce e anche le particelle corpuscolari della luce, perché poi la scienza è andata avanti, ha approfondito. Ecco, quindi complimenti, perché il vostro pennello in qualche maniera si è intinto nel reale per farci rivivere nuovi scenari della vostra, dell'anima, tra appunto l'artefice che si immedesima, selezione reale, non nobilita, e tu lo trasfiguri, non nobilita col disegno e l'acquarello, e ti figura nell'essenza visiva. Complimenti ai tre artisti. Grazie a tutti di essere pervenuti. Di là c'è un buffet che per brindare i nostri tre artisti. E questo è un complimento sincero, veramente grande, ai tre artisti che hanno permesso di fare questa mostra all'altezza delle nostre mostre, che sono sempre di alto livello. E quindi niente, troviamoci lì, facciamo un disco e grazie a tutti. Grazie.